Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio di The Legend of Zelda Link's Awakening. Siamo nelle fauci del pesce gatto, dove ci eravamo lasciati l'ultima volta, e ci tenevo ad andare avanti in questa serie per non perdere mai il filo. Allora, dobbiamo risolvere questo labirinto. Ok, intanto che oggetti avevamo preso? Ok, abbiamo la squama della sirena, che però non abbiamo potuto mettere al momento, quindi qui ci dovrebbe dare una chiave se riusciamo magari a buttare giù questo coso magari. Ok, riaperto ma niente chiave. Proviamo ad andare un attimo di qua. Non riusciamo a saltare. E questo ci fa capire che in questo labirinto andremo a ottenere il rampino. Intanto iniziamo subito con la bussola. Bussola. Ok. Tesoro qui è preso. Da lì ci siamo entrati, quindi l'unica cosa che possiamo al momento fare è scendere queste scale. Ci riprendiamo il mezzo cuore e... ma maledizione. L'arco, anche se siamo un pochettino a corto di frecce. Ok, il frammento di forza, di cui in fondo non necessitiamo. Partiamo così. Oh no, riandiamo di qua. Benissimo, iniziamo alla grande. Qui ricordo che facendo così... no, non è così, ma bensì così. Perfetto, ci siamo. Nuova area. Questi cosi che lanciano sono veramente insidiosi. Mi pare che qui dobbiamo distruggere tutti questi cristalli e spingere per creare il quadratino come al solito. Ed eccocelo qui, la chiave, prima chiave. Ma continuiamo ad andare avanti, non torniamo indietro ad aprire quello. Qui che cosa abbiamo? Cosa abbiamo qui? Un niente. Molto strano. Vediamo un po'. Ricordo. Vabbè, per il momento niente. Quindi torniamo indietro e ce ne andiamo proprio dove ho detto che non saremmo andati, cioè nella prima porta che chiedeva una chiave. Ok, allora no. Avevo sbagliato. Avevo sbagliato l'inquadratura. E dobbiamo andare proprio qui. Ah, fatto. Ok, pure bei 5 rupie. Ci prendiamo. Perché in queste fauci del pesce gatto c'è poca acqua per essere nelle fauci del pesce gatto. Non abbiamo la mappa, però abbiamo, vediamo che di qua... oh, brividi. Uno, due... andiamo prima di qua. Ecco, lo sapevo.
1. Ci prendiamo le bombe. 2. E scende che cosa? Uno scrignetto. Oh, schiviamo al volo, non si spinge niente. E abbiamo isolato in mezzo questo coso, così non ci viene più a disturbare. Il becco del gufo per i consigli, che però al momento mi sa che non abbiamo incontrato neanche un gufetto, quindi oh, ogni volta mi dimentico che ci sono sti cosi. Aia, prendiamo 10 frecce e devo dire ci servono perché ne abbiamo pochissime. E andiamo di qua. E di qua che verremo colpiti a go-go. Quindi passiamo da quest'altra parte. Benissimo. Dobbiamo andare lì. Ma lì non ci possiamo proprio andare. Benissimo. Torniamo indietro. E ci prendiamo tutta una serie di colpi anche qui. Infatti meglio evitare. Di qua invece, come vediamo, non si può andare neanche di qua. Saltiamo e vediamo un attimino che qui l'unica strada che possiamo al momento percorrere è sopra. Non ci sono scrigni da questa parte, quindi dobbiamo solo eliminare questi teschi per farci aprire la porta. Però ecco un gufo, ci mettiamo il becco. Se non riesci a sconfiggere con la spada l'ossuto spadaccino, prova con le bombe. L'ossuto spadaccino. E qui dove siamo entrati prima? Ti assomiglia. Allora, Teschietto. Vai. Bomba. E uno. Bisogna, mi pare, andarla a colpire da dietro. No, com'era? Ah, ok, mentre fa così, mentre carica la spadata, bisogna colpirlo quando scopre il fianco. Ok, molto molto facile. La caveremo senza problemi, anche grazie alla nostra tunica. Bella mossa, ma ci rivedremo. Ok, ci rivedremo, ci dice. Ma a noi non importa, perché intanto ci andiamo a beccare... Caro Pivello, il contenuto di questo scrigno ce l'ho io, vieni a prenderlo se ne hai il coraggio. Maestro Stalfos. Ok, il maestro Stalfos ci ha preso il contenuto di questo scrigno. E noi a questo punto, prima di scendere le scale, andiamo in alto e cerchiamo di andare a premere quel pulsante. Per prima cosa andiamo di qua. Ok. Ok. Una spadata, va bene. E non ci sono bombe da mettere, quindi dobbiamo solamente fare così e andare di qua. Di qua che cosa abbiamo? Abbiamo tutti questi insetti. Nessun muro da rompere. E ci buttiamo in acqua. Vediamo. Sì, ci si può immergere. Ci si può immergere. Non ho visto se sopra si poteva fare qualcosa. Intanto però, cioè, andiamo qua. Quel coso, che cosa? Per riprendere fiato? Non c'è assolutamente nulla. Vediamo. Assolutamente nulla, del tutto inutile. Quindi ce ne andiamo sopra.
Non ci ho trovato alcunché in quello. Ah, perfetto. Qui non possiamo perché serve il rampino per aggrappare quella specie di fisarmonica. Allora, torniamo indietro. Di fin qui inutilmente. Nuotiamo più rapidamente così. E ce ne andiamo sopra, tenendo a mente che in quel passaggio c'è bisogno del rampino. Quindi facciamo così. E qui vedo che non si può far nulla. Non si può far nulla per andare. Che ci sono i vasi. Di qua. Proviamo facendo così. No, niente. Quindi nulla. Si torna indietro. Si torna indietro e dopo aver preso un bel po' di colpi, andiamo di qua e andiamo a premere questo tasto spingendo questo e qui si può andare invece. Qui si può andare. Tanto stanno finendo i cuori. No, gli volevo lanciare. No. Perfetto, ci prendiamo almeno queste due cosette. E di qua che succede? Andiamo a vedere. Bombe. Bombe e nient'altro. Quindi dovremmo essere abbastanza vicini a una soluzione. Dovremmo esserci. Andiamo di qua. Oh, perfetto. Siamo dall'altra parte, ma non basta. Non basta, però possiamo, vedi, fare così. Dopo aver ucciso tutti i nemici, ci apre questa strada. E qui dobbiamo non ribattere il teschio. Oh, questo scrigno lo vedo bene, lo vedo bene. Lo vedo bene. Riprendiamo anche tre cuori. Che ci dai di bello? La mappa. La mappa. Con la mappa si può vedere un attimino il da farsi. Allora, riscendiamo, ovviamente non c'è molta scelta e possiamo andare a quell'incrocio dove bisogna spostare i blocchi. Possiamo andare. No. Ce ne possiamo andare a destra, dove ci aveva aperto il sentiero. Lì. Quindi facciamo così, saltiamo. E andiamo di qua. Oh, è qui che dobbiamo batterlo. Perfetto. No. Non riesco a colpirlo. Ok. Uno. Manca solo un colpo. Perfetto. Ok. C'era anche un'altra area dove battere questo. Bella mossa, ma ci rivedremo. Quindi proviamo ad andare proprio dove mi pare fosse lì sopra. Vediamo un attimo. Aia. Qui? Sì. Terza area. Mi hai trovato, ma ti sei preso un bell'osso da rodere. One. Prossimo colpo.
Eccolo. Ne manca solo uno. Troppo tardi, ma eccolo qui. Ora, dopo averlo sconfitto 3 volte... Oh, bella mossa, ma ci rivedremo. Bella mossa, ma ci rivedremo. Forse ci rivedremo. Intanto riprendiamo sti cuori che... ci servono. Non so se ce li sono. No, bisogna fare almeno un paio di spostamenti. Quindi ce ne andiamo di qua. Stando là 3 cuori. Dai. Ah, perfetto. Mi avete stufato. Torniamo di qua. 3 e 4. Quindi la scala. La scala dobbiamo entrare un attimo qua. Uscire. Rispingere questo. Andare giù. Perché come si vede dalla mappa, dove sconfiggiamo questi cosi? Qui sono 3 mattonelle, qua 2, 1. Quindi dobbiamo andare dove ce ne sono 4, che era qua, per dove si sconfigge per l'ultima volta. E penso, se non ricordo male, fosse questa scala qui. No, qui non ci siamo mai andati. Ok, senza problemi. 1, 2. Abbastanza facile. Prendiamo anche 2 rupie. Vediamo se ci sta qualche cuoricino qui. Eccolo qua. E andiamo da quest'altra parte. Aia. Ok. Immergiti in profondità dove i raggi delle 4 candele si incrociano. Va bene. Qui c'è la chiave del boss, non vedo soluzione, non abbiamo chiavi, però possiamo spingere. Ok. Ho il cuore, ci serve. Via. Ok, benissimo. Siamo di qua. Freccetta. Questo va bene. Ah, poteva evitare anche. Qui ce n'è qualcun altro che esce fuori. E come lo apro? Allora andiamo sotto. Andiamo sotto e risiamo qui. Dove lì comunque non possiamo andare, però dobbiamo tornare proprio sotto dove quella scala ci aveva portato, esattamente dove dobbiamo battere e sconfiggere l'ultima volta il teschio. Quindi di qua. Eccola qui. Prendiamo il cuore, ci serve. Ok. Creiamo una scaletta e andiamo. Ah, non si lascia travolgere dalla nostra carica. Ecco qua. 4 mattonelle, ci siamo. Un colpo. Bomba. No. Un altro colpo bomba. E terzo colpo bomba. Perfetto. Dacci ciò che è nostro. Annientato. Ed ecco qua ragazzi il nostro premio. Il rampino. Che non solo ci apre molte strade all'interno del labirinto, ma anche proprio nella mappa generale. Hai ottenuto un arpione, che è una catena lunghissima. Mettiamo nella porta e adesso possiamo metterlo qui
E possiamo fare un sacco di cose con il nostro rampino. Possiamo farci un bel po' di cosette. Risaliamo. Intanto si possono, come vedete, togliere le maschere a questi cosi. Stordire i nemici per colpirli successivamente con facilità. E non è un caso che questo arpione ci venga dato proprio all'inizio. Ecco qua. Ah, un bel 100. 100 rupie non ci fanno per niente schifo. Quindi passiamo di qua. Hop, hop. 1, 2. Pare che a questo comunque non gli si può fare nulla. Oh. Sì. Andiamo di qua. Ah no, di qua è proprio l'inizio. Non ci dobbiamo andare. Possiamo adesso risalire sopra. Muy bien. Vedete com'è l'utilità. È veramente immensa. Ok. Altre frecce. E qui intanto possiamo andare da questa parte. Da questa parte comunque non abbiamo come aprire, quindi riscendiamo sotto. Adesso qui invece tutto cambia. Tutto cambia, perché possiamo fare così. Ecco la chiave. Piccola chiave. Quella proprio che ci serviva. Uno. No. Ok, ok. Intanto vediamo se c'è un mezzo cuore qua da qualche parte. Non c'è. Non fa niente. Torniamo giù. Perfetto. Ci voleva proprio. Ora abbiamo la chiave. Possiamo andare sopra. Ci tiriamo il nostro ponticello. Apriamo. Ok. Abbiamo questi cosi. Dovrebbero aprire un occhio. Frecce. Frecce. Sì. Aia. Ogni tanto danno di matto. Dai. Ma non l'ho parato, solo che si è girato. Ma perché si gira? Aia. Aia. Pessima mossa. Ma continua a girarsi perché la levetta come rimbalza e torna indietro. Uno è fatto. E due anche. Non giocata certo benissimo, però il fatto che ci abbiamo questo, ce lo prendiamo nel barattolo. Meglio averle nel barattolo, perché tanto i cuoricini bene o male li troviamo. Allora, adesso dobbiamo non di certo tornare lì, ma andare di qua. Vediamo un attimo. Penso di qua.
Sì. Tanto qui ci si può arrampicare con il rampino. Non ha molta utilità, però tipo quasi. Facciamo un po' prima. Non abbiamo però la chiave. Molto interessante. Non possiamo fare nulla da questa parte qui. Quindi andiamo indietro. È evidente che non è qua. Scendiamo. Era quest'altro. Ok. Qui. No. Aia. Colpiscono, cioè questi cosi vanno a caso, ma colpiscono sempre. Riscendiamo. Quindi adesso dobbiamo andare sopra e immergerci. Immergerci dove prima siamo andati, ma non serviva assolutamente a nulla perché non avevamo il nostro rampino. E quindi è a sinistra, ma anche sopra. Ma anche sopra, perché dobbiamo prendere quella sequela di scrigni lì. Quindi andiamo anche sopra prima di andarci a immergere. No, 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 no. Ma riprendiamocelo, va. Maledetto. Devo proprio evitarmela questa cosa e andare direttamente qua. Uno. Rupie. Anche perché per adesso mi pare ci serva solo una chiave. Una chiave soltanto. Tiriamo il tappetino. Ci riprendiamo tre cuori. Altre rupie. Fondamentali comunque. Andiamo a 500. Andiamo anche di qua. Intanto tutti questi mostri incarogniti dall'altra parte. Ed ecco appunto la nostra chiave, che ci serve proprio qui. Va bene. Allora andiamo per il momento a immergerci. Qui è l'uscita. E ci possiamo immergere andando sotto sinistra. Sotto sinistra. Jump. Spingiamo in nonchalance. Andiamo di qua. Poi di qua. E ci immergiamo. Proprio dove prima non ci ha dato un bene amato nulla. Ok. Facile facile. Ci siamo. Qui forse c'è la chiave del boss. Eccola. La grande chiave. Adesso dobbiamo andare qui e abbiamo visto che per andare qui l'entrata era questa, se non sbaglio, non me la sono segnata. Grosso errore. Grosso errore. Ma non fa niente, andiamo a cercare subito. Torniamo indietro. Vediamo un attimo la strada che dobbiamo fare. Per arrivare alla prima scala disponibile bisogna scendere e scendere ancora. E vediamo un po' dove porta. E scendiamo ancora. Facciamo passare sti cosi qui. Questa.
Vediamo un attimino. Il rampino si possono anche prendere queste cosine qua. Mannaggia. Ok. Abbiamo piccola chiave e grande chiave. Tutto ciò che serve. Non ci interessa nulla. Passiamo direttamente oltre. E infatti ci siamo. Aia. Scendiamo, risaliamo. Apriamo. Siamo qui, rampino. Ed eccoci arrivati. Una precamera. Quindi sei tu l'intruso. Ti mangerò in un solo boccone. Davanti da solo non mi aspettavo. Ok. La tallonatrice. Vediamo un attimino. Bomba, ok, bomba. Vediamo che sbuca qua. No. Non è bomba. Ah no, come non è bomba? Per forza deve essere bomba. Per forza. Andiamo di qua. Ma dai. No, non se la mangia la bomba. Non ho avuto problemi l'altra volta, quindi forse freccia? No, non di certo così. Di nuovo lì. Potevi farlo apparire dall'altra parte, no? Ah, sempre dalla parte opposta di dove sto io. Maledetto. No. Cioè, sono le bombe. La polvere è impossibile. No, è l'arco. Per forza il rampino deve essere. Rampiniamolo. Forse lo devo far abboccare così. Ah, eccolo, sì, era così. Bisogna colpirlo, ok. Infatti ero partito bene all'inizio, poi mi sono perso a cercare altre armi quando infatti era proprio... No. Dai, no. Conviene rimanere in un punto. Perfetto, poi con il Kami che è sciocco ancora non hai capito che posto è questo. Hihihi. Esploso. Perfetto, abbiamo il cuore. Un nuovo portacuore. Così ci aumenta un'unità di cuore e prendiamo questo xilofono. Hai ottenuto la marimba del vento. Va benissimo. Marimba del vento. Melodia breve, ma incisiva, devo dire.
Breve ma incisiva. Nel tempio, il segreto dell'isola si trova nel tempio, questo ci viene detto. Ok, andiamo in questo tempio allora. A quanti strumenti siamo? Che ho perso un attimino anche il conto. Dopo questo brevissimo caricamento, riusciamo. E, vediamo un po' quanti strumenti siamo. A 5 ne mancano 3. Benissimo. Allora, intanto adesso potremmo riuscire ad arrivare, se non mi sbaglio, con il rampino alla sirena, statua della sirena. Lì dobbiamo un attimo andare. Quindi, nuotando rapidamente per uscire da qui. Ok. Andiamo da tutt'altra parte dobbiamo andare. Tanto penso che il gufo ci debba bastare a salutare. No, niente visita dal nostro gufo. Va bene. Vediamo un attimino invece il teletrasporto. Che va bene qui il teletrasporto. Ci fa comodo portarci lì. Così mettiamo anche questa squama. Facile, facile. Andiamo su sinistra, vai. Pop, 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 pop. Scendiamo? Non scendiamo. Non scendiamo da lì, non serve a nulla perché comunque là ci siamo già andati. Aia. E invece dobbiamo andare. Aia, ma pieno veramente di insidie. No, 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 no. Pensavo di avere il rampino, invece ho ancora l'ocarina. Rampino. Saltiamo lui e andiamo alla statua della sirena. Eccola qui. Hai collocato la scaglia di sirena mancante nella statua. E si apre un passaggio. Entriamo. Oh, cose invisibili, via, via, via. E prendiamo. L'importantissima, fondamentalissima lente di ingrandimento. Ha ottenuto uno strano pezzo di vetro e la lente di ingrandimento. Adesso puoi vedere cose che prima non riuscivi a vedere. Però molto molto importante riprendere i cuori che ci mancano da qui. Qua ci sono rupie. Vediamo. No, sempre cuori. A posto così. Ecco qua che prima noi non vedevamo assolutamente questi nemici, che invece adesso non sono più invisibili ai nostri occhi. Quindi direi benissimo. Torniamo di qua. Andiamo di qua. Lì c'è solo il gufo. E se ben ricordate, nel villaggio degli animali era presente una stanza con uno stagnetto che però era solo si vedeva soltanto che l'acqua si muoveva, ma non potevamo vederci nulla dentro. Forse è proprio lì che dobbiamo andare, non qui. Ovviamente adesso inizio a entrare in tutte le case e quella che interessa a me è l'ultima. Vediamo, vediamo. Eccolo, questo tritone Zora. Ah no, come hai fatto a trovarmi? Ah, quella maledetta lente di ingrandimento. Senti, io non cerco rogne, sono diverso dagli ottimi simili, voglio solo vivere in pace e farmi i fatti miei. Prendi questa, è per te, ma promettimi che resterai muto come un pesce. Una conchiglia. Trovate una conchiglia nascosta, colleziono tante per ottenere dei regali. Bene, ora che hai accettato il mio regalo, io e te non ci siamo mai visti. Prova a fare una capatina alla grotta della Costa Torondo. Lì
c'è uno che non può essere visto senza lente di ingrandimento, proprio come me. E infatti è lì che andremo adesso. Proprio lì. Se ben ricordate, qualche episodio fa abbiamo aperto un passaggio qui. Quindi direi direttamente con il nostro teletrasporto di scegliere una location vicina, come ad esempio qui. Qui, oltretutto, sì, intanto qua. Poi c'è anche un pezzo lì sopra che deve essere ancora visto perché serviva il rampino per poterci andare. Allora, andiamo qua. Perfetto. Riscendiamo. Scendiamo, non è qua. Non è qua, ma bensì qui. Bensì qui. Allora, mettiamo la pala. Sulla spiaggia ho trovato una bella cosa. La baratto con quello che è assegnato a X o Y, ci dice Coppi. Se vuoi premi X o Y e facciamo lo scambio. Se non ti va, premi B. Y, affare fatto. Se rivuoi indietro questa cosa che mi hai dato, torna da me e se ne parla. E il boomerang. In cambio degli oggetti che avevi, hai ottenuto il boomerang. Boomerang, ragazzi, che è pazzesco. Quindi usciamo, rientriamo, perché la pala, cioè, mica gliela lasciamo, ragazzi. Andiamo. Se vuoi una pala, te la posso vendere. Che ne dici, 300? Ricomprata la nostra pala, a posto. E qui abbiamo, diciamo, finito la serie di quest degli oggetti che stavamo facendo, quella catena di... gli oggetti. Allora, boom. Non scappa la scimmia. Benissimo. Ora un attimino andiamo qui sopra. Sì, abbiamo il teletrasporto là, quindi al volo proprio. Anche perché con il rampino abbiamo, diciamo, concluso, mi pare, mi vorrei sbagliare, tutti gli oggetti che servono per esplorare, diciamo, appieno il mondo. Quindi qui si può andare a sinistra. Intanto con il boomerang, tutti questi, quei funghi volanti sono diventati facili perché si possono abbattere. Mettiamo anche il rampino. Ecco qua. Ah, questo punto qua, ok. Qui, una volta preso il rampino, vediamo. Questo è il primo cartello, per di qua. Quindi bisogna mettersi dritto e seguire le coordinate. Per di qua. Primo cartello è questo. Per di qua. Giù è questo. Per di qua. Oh. Via. Per di qua. Quindi ci allineiamo. E dai, sono ricade. Non ci si può credere. Di qua. Quindi è questo qui. Per di qua. E quest'altro. Giù ancora. E questo. Per di qua. Quest'altro. Su.
Ecco, ora di nuovo a sinistra. E questo qua. Giù è subito questo. Destra. E questo qui. Giù. E questo qua. Se si sbaglia bisogna ricominciare tutto da capo, quindi... questo. Bene, ce l'hai fatta, la tua ricompensa è per di qua. Ok, un passaggio. Un passaggio. Vediamo un pochettino. Qui. Cracra, sono proprio io, Wart, il cantante più famoso dell'isola. Sei venuto qui per sentire il mio soul, gra. Ma certo che ti accontento, però ti avverto, io e il mio complesso costiamo cari. Che ne dici di 300 rupie a canzone? Non posso pagare. Non ce li ho, quindi un attimino devo cercare le rupie qui in queste erbacce, praticamente. Ok, 98, 99, 300. Non ne mancavano molte, giusto un paio di minuti. Cracra, sono proprio io, Wart, il cantante più famoso dell'isola. E di nuovo tutto quanto, pago. E godiamoci lo spettacolino. Niente terribile. Ok, puoi finirla qui. Invece no. Grazie, grazie. Sei un pubblico meraviglioso, non si fanno bis, gra. E abbiamo ottenuto la terza melodia da poter fare con l'ocarina. Hai imparato il sol della rana, la sua melodia ti tocca le profonde corde dell'anima. Anzi, sei sicuro che riuscirebbe a ridare l'anima anche a chi non ce l'ha più? Sì, fa proprio così, fratello. Mi fa sentire così vivo. Risaliamo. E mi pare che uno degli utilizzi di questa melodia si possa usare, non mi vorrei sbagliare, è stata solo una prova e poi non ha funzionato, oppure era davvero così. Qui al cimitero dove abbiamo riportato il fantasma, ma può essere che mi sbaglio. Giusto quest'ultima cosa, controlliamo prima del finale. Andiamo sotto. Attivare Eva. Andiamo sotto e lo vediamo subito. Vediamo. No. Cough cough. Togliene quella roba addosso, altrimenti ti maledico, cof cof. Oh oh oh, va bene, non era qui. Comunque, io direi che ci siamo dilungati anche tanto, questo episodio è bello lungo. Quindi, per questo video è tutto, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.